Vabbè, quella telecamera è sempre fuori. Un cazzo di moscino che, porco Dio, passa. Mi passa davanti sempre quando entro nei nebbi. Ma che cazzo di problemi c'ha? Ah, certo. Ed è così qui. Vancouver, Tony Brogo. Intento da risolvere i prossimi di qua. Mannaggia puttana. Fai che è poi lui lo fa suoni strani. Ma perché sembra tipo Guzzanti che mi parla nell'orecchio? Possiamo procedere a fare una clip. $44.000 per potenziarlo al 5. Ma è la follia? È la fottuta follia. Ma mi conviene potenziarlo al 3? E scusa, e invece no, la mia... Perché ha fatto qualcosa? Scritto sul Discord. Mi flickerà la luce di casa, ragazzi. È un po' fastidioso però questa cosa. Può spengerla? Non è una buona idea. Prova a spengerla. Comunque, ma stai sulla chat tu? Non lo so. E metti sulla chat di Discord. Aspetta, devo. Resisto ma sta luce. Non sei riaccesa, sì, non è che non l'ho riaccesa io. Allora, se muoio, muoio in diretta, ve lo dico. Sei meglio di Casanova, grazie, sei andato. Spiegare la luce. Che poi è una di quelle che gira. E dai, Kratos, e dai un bacetto a tuo figlio. In bocca con la lingua. Non si fa, Kratos. Pensieri che vai a fare, guarda, è un uomo incredibilmente sporco dentro, eh. Arrivo. Oh, bastardo maledetto. No, non mi puoi fare questo. Ok. A me sta bene. Madonna, se c'è rica sto pisello mi fa troppo ridere. Cioè, non ha senso quanto fa ridere, perché te lo scordi, poi riappare e fai porca troia un pisellone. No, se c'è un'altra fase, porco tu, mi ammazzo. Ok. Ho stato lì della... No, come avete fatto? Non me lo sono rimaspettato di non... No. E c'ho Zachary! Da rucchia cattez! Poi c'è Will Smith. Ci penso io, raga.
Ragazzi, sono qui. Un paio d'ore di ritardo, ma che ce fotte a noi, onestamente. Parliamoci chiaro. Che non ci interessa questo, non interessa l'amicizia, l'amore per il prossimo, l'odiare le minoranze, solo alcuni di voi però, eh? Da qui ovviamente prendo le distanze. Oggi continuiamo Callisto's Brordolok. Perché ho leggera voglia di sapere cosa succede e il giorno di pausa di ieri mi ha distrutto tutta la voglia di vivere. Onestamente avrei preferito andare live. Qui lo dico e qui lo nego. Purtroppo è andata così. Sto mouse se leva mouse. Ok, ho dato 1000. Che cazzo ho toccato, mannaggia i santi. Skippa un po', voglio vedere cosa succede. Skippa questa merda. Ok, le 11. Oh, oddio, mi devo alzare 10 e mezzo stesso, se no mi alzo. Perfect. Ma che contenuto scaricabile? Ma chi gliel'ha detto contenuto scaricabile? Brutto coglione di merda. Ma parti dal... Aspetta. Dov'è il mio salvataggio? Riavviamolo, magari c'è un problema. Aspetta, cerchiamo prima su Google. Callisto Protocol Save Gone. Ok, non ho trovato soluzioni, vediamo se risuccede. Perché in teoria sul cloud di Steam ci dovrebbero stare lo stesso. Cioè mi sembra follia che non... Ma perché è come se fosse partito un'altra istanza, perché questa non c'ha la limitazione dei 120 che ci ho messo l'altro giorno. Questa è strana, come cosa. Per quello, perché ho premuto A e è partito contenuto... Boh, è morito. Mi sono veramente cagato nelle mutandine. Continua, va. Brutto coglione, mai fatto cagando a Hans. Che eravamo rimasti che l'unica cosa bella di statuta era il casco e lui l'ha fionnato. E dovevamo andare su. Diario missione 001, parla il dottor Yun. Siamo arrivati al vecchio hub di trasporto. È stato sigillato come una tomba per 75 anni. I dati preliminari sono inconcludenti, ma non c'è prova di una breccia nella zona di contenimento. Ok, comunque al prossimo NPC doppiato ancora da Gioro Gaiacono metto la lingua inglese perché mi sono rotto il cazzo di sentirlo per ogni personaggio. Cioè, capito che il budget non è lo stesso, però porca puttana. Andiamo di qua. Don't make a sound. Don't make a sound. Allora, che potevo andare qui e avevo detto no, da lì vado avanti. Poi sono tornato indietro e ho detto da qui ci sono spawn ethos.
Don't make a sound, don't make a sound. Forse potevo andare lì, però mi sembra che da lì cado e non posso tornare indietro. Vado al volo qui e vedo che succede. Ma tu volevi veramente fottermi il culo così? No, no, no! Leva la mano. È voluto. Ok. Ma erano tre o è solo uno che si è evoluto? Ok. Vabbè, comunque fuori a tirargli addosso è morto lo stesso. E si cade la radio. Speravo in un po' di... Ma io da qua ci sono venuto o no? Mi sa che a sto punto il checkpoint ho salvato e basta. Che cazzo c'è nell'inventario? Ok, due cure ce l'ho. Ok. Allora, proviamo a vedere qui. E qua ci si può andare. No, non ci si... Ok, da qua uscirà qualcosa, allora. Make a sound, don't make a sound. Ah, l'ombra col nemicus, però bene così. Continua a vedere. Continua a vedere. Scoppiati. Oh my god. Dangiurone, dangiurone. Ma questo però non l'ho scoppiato, aspetta. Ah no, l'ho scoppiato invece. Era questo. Ce l'avevo proprio sul pipino. Non ci provare a droppare quest'arma. Cioè, voglio dire, se la tiro fuori, fammela continuare ad usare. Cioè, non te la rimettere nell'inventorius. Ah, posso andare via. Soldinis. Schema pistola tattica. Ok. Ok. E scoppia, ma scoppia subito. A me sembra che l'obiettivo era salire, non scendere. Missione fucile chimicus. Ok, almeno ho recuperato la vita. Che cazzo è questo? Amnation.
Non mi ricordo se sto tornando indietro o sto andando avanti. Ma ha droppato? Ah no, eccolo. Inventario completos. Ti ho devastato. La canta devastata. Molto devastato stesso. Ciocco. Cioccomi. Sciocco sciocco. Tac. Non mi cassa. Ah, che è una un'iniezionis. Ce l'ho già. Effettuare la selezione. Perché è rossa però? Non gliela fa? Semplicemente il colore? Ah, le vendo tutte e due, tanto ce n'è una là per terra. Questa sta bene lì. Vai. Potrei davvero raccogliere quella e venderla al volo. Basta giocare meglio e non la sprecos. Effettuare la selezione. Effettuare la selezione. Io c'ho l'ultimo pezzo, capito? Sto potenziando questo al massimo. E qua sono 2007 l'uno, porca puttana. Se non posso creare la pistola tattica. 600 più 300 900 più altri 900 1800 più altri 900 2006. Almeno me la creo tutta. Controllo qualitativo. Ok. Per pistolis fatto. Sfocato perché ci deve stare un po' di sfocamento. Perché vaffanculo alla Madonna. Attendere. Stampa in corso. Stampa, stampa. Per favore, stampa la mia arma. L'UJC arma. Sì, vi ringrazia per la produttività. Non so neanche cosa ho comprato, però la potenzio perché va a fanculo. Beh, lì è creato il pezzettino. Controllo qualitativo. Ok. Voglio vedere cosa ho comprato in realtà. Ok. Poco danno ma tanto caricamento. Aumenta il potenziale danno dell'arma aggiungendo proprio lente X. Ok. Modifica l'alloggiamento del contenere caricatore d'alta capacità. Ok, più munizioni. Riconfigura la stampa con l'aggiunta di un impugnatore anteriore per ridurre il rinculo dell'arma. 3006, maledetto il mondo. Raffiche di 5 colpi ad alto potenziale di danno, illegale su terra e luna. Modalità raffiche. Preso in culo a 3006, oh. L'uso non autorizzato sarà segnalato sulla vostra scheda personale. Sgomberare l'area di assemblaggio. Non mi cazzo. Ok. La sfagin Gauss. Sono che mi sarei potuto prendere. Mi manca solo un'arma. Sfagin go. Ok, quindi 3006 è qua. 2007 è qua. E qua 2004 solo per sti due. Tanta, veramente tanta roba. Questo che è il fucile chimico, ok. Qua era da fallo il 2006 per questi in realtà, eh.
Vabbè, sarà per la prossima volta. Questo è il pistolonis. Sì. Ma al prossimo tizio la proviamo. Ok, qua penso di poter risalire con il penis. Devo tornare un attimo indietro perché vorrei capire dove cazzo stavo prima. Non make a sound. Li spacco, li distruggo. Li devasto. Mi sento. Col cazzo in mano, dai. Perché è accucciato? Ma che cazzo? Intanto si accuccia e faccio tipo. We burn it down, we burn it down. È rimasto senza famiglia. Ok, da qua potevano solo uscire, credo. O forse mi è crollato dietro, non mi ricordo. Qua è chiuso. Qua era pieno di stronzi per qualche motivo. Ovviamente mappa 3D questa, eh. Fa molti danni però. Cioè ce l'ho distrutto, ma tutte le munizioni ho dovuto usare. Il fucile chimico è più scopereccio. Si è pistola. Mo che l'ho droppato nell'inventarius. Ah, da qua ci sono spawnato. Ah, vedi, però potevo pure salire qua. Ok, qua è bloccata. Perché mi pare. L'altro giorno ho detto, ah, poi qua sicuro ci faccio il giro e ci arrivo da qualche altra parte. Probabilmente da qui. Perché da qua. Poi vado qua e a destra invece non c'era andato. Non mi che so. Ripeto comunque che una mappa non avrebbe guastato, perché molte volte mi sento perso. Sento perso senza di te. Levati subito le scarpe. Ah, da Van Gogh. Dai, riavvicinati. Sono rialzati morti. Ah, forse qua io avevo preso la lore da questo. No, perché di qua posso andare. Callisto, to a star in heaven.
Burn it down, we burn it down. Ci sta niente. Ma no! Buonissimo. Ma si picca. Prova a riscriverlo. Forse è troppe O, madonna comunque. Devo controllarne se posso modificare alcune impostazioni di questo DTS, perché veramente... capisco se qua ci sono già avvenuto o no. Che i nemici, gli oggetti respawnano. Metti pure accentate, ma che cazzo. Don't make a sound. Buoni di Callisto. Pensavo era un P90, era la pressa idraulica del cazzo. Mi sa che ne ha trovate. Oh, Carlos. Mi posso dire queste stronzate? Non è possibile, non è possibile. Ovviamente Fanta super rovinato, eh. Cioè ormai è in uno stato irrecuperabile della sua esistenza, non è... andato perduto proprio. Ma è sbloccata. Può essere che era la porta che prima invece era bloccata. E lo è. Ok, ho fatto un buon giro, ho trovato pure buone cose in realtà. Ma i soldozzi della Madonnas. Comunque un consiglio. Se dovete dire cacate al TTS, mettete le minuscole, perché sennò le leggerà sempre come sigle. Anche se è una cosa idiota e non dovrebbe essere così. Ma non faccio io le regole. Ma questo chi vuole fottere, scusa, eh? Ma con tutto il bene che uno ti può volere. Fanta finito. Impossibile da rifandare. È vero. Don't make a sound. Irrecuperabile, in uno stato misero. Composizione chimica sgretolata. C'è proprio Neil deGrasse Tyson che se vede sto Fanta fa... no. Rovinato proprio. Mi fa ridere Neil deGrasse Tyson che vede, dice Fanta rovinato. This Fanta football is ruined. O lo chiamerà Fanta pure lui. Ma sono ricresciute le sbonze. Vaffanculo, ne spacco due volte. Ok, il mio oggetto in più l'ho preso, quindi si può anche... ecco la freccia, prima ti stavo per scrivere in live quando arrivi a casa, così so che non sei morto per strada. Però poi ho detto, no, non so se sembro la madre apprensiva o la ragazza vogliosa di Pisellos. Che mi sono fatti i cazzi miei, ho detto se muore mi tatuerò quel famoso tortellino e basta. Ma non si può togliere sto motion blur del cazzo? Veramente, oh, ingestibile motion blur della minchia. Se so dalla pistola, mi sto panna a fanculo. Ok, 1158. Non basta neanche per scureggiarmi sul fucile chimico.
Questo l'ho già preso. Aumento la capacità massima. Però anche la ricarica è buona. Forse è meglio il danno per adesso, perché comunque lo uso poco. Controllo qualitativo. Ok. Non capisco perché questo è rosso e non verde. Ma perché è rotto? Fantasmolecolarizzato. In particelle ridotte a dimensioni più piccole di elettroni. Ridefinito nella sua forma chimica più basilare. Difficile da identificare anche con la teoria dei quanti. Mi è venuta in mente la cosa quella lì del... Cosa ne pensi di questi dibattiti aristotelici concernenti fisica e matematica? Il monster. Oh. Hai rovinato il Fanta, eh? No, pensavi di fottere a me. Oh, non rovinerei più un Fanta adesso, fallito. Prenditi questa bastonata sulle braccia, stupido. A chi lo volevi rovinare, eh? Rovini il Fanta a me? Pezzo di merda? E dammi queste munizioni, oh. Perché faceva ridere, sì, cioè, nel senso... che cazzo ti sei andato a inventare? Cioè, il bellissimo Mematas. Bellissimo Mematas, poi, tra l'altro. Ma mo quanti punti canale c'hai, Fregio, visto che... hai usato i 200.000 per AES. Per poco. Ah, beh, perché mo ce n'era uno nuovo che... era apparso invisibile prima. È vero. 9.500. Vabbè, non so pochi comunque. Attenti ragazzi che c'è il mostro di Loch Ness. Alimentatore acceso. Che sto in streak. Let's fucking... Let's fucking go. Fai bene così. È così che si supporta local streamers. Perché emano fumo? Madonna, oh, mi riesco sempre a far prendere. Mi ha preso. Si rialza. Basta. Almeno del Fanta ti alzi pure. Senza rispetto. Missione per lo schioppino. Buoni di Callistrock. Altri buoni di Callistrock. Grandissimoz. Senti Frecce, ma tu che sei esperto, no? Ma sai quando esce l'update di Starfield con i veicoli? Perché io sto aspettando da 3 mesi per giocarci. Ho 120 giga occupati da Starfield. Vorrei iniziarlo e finirlo, per favore. Anche perché deve uscire Fallout London e vorrei anche giocarmi quello e non ho spazio sull'hard disk. Visto che Callisto, bello ma 78 gigabyte occupa, porca puttana. Vorrei liberare un pochino di spazio. Non posso fare più un cazzo. Diario missione, integrazione. Parla il dottor Yun. Sono
usciti dal nulla. Hanno ucciso Sunny e Warren. Devono essere scappati da Arcade. Intrappolati per decenni. Evolvendosi, adattandosi nell'oscurità. Ho contattato Mahler e richiesto l'evacuazione immediata. Spero mandi presto rinforzi. Ok, a breve in beta. Speriamo bene. E quindi praticamente su Arcade avevano già fatto questi esperimenti che stanno a fare sulla prigione di Callisto. E hanno anche fatto gli stessi esperimenti anche ad Europa. Le due colonie. Però qui è diverso, è qualcosa di diverso, perché il direttore è più sicuro di sé a sto giro. Quindi si vede che già ha provato a fare quegli esperimenti prima e non c'è riuscito, mentre adesso sì. Si vede che quindi mo è riuscito a controllare questa cosa. Perché comunque anche Ferris, il comandante, quello che mi odia perché sono stato arrestato per qualche motivo, evolve in modo diverso. Sembrava tenerla cioè mantenerla la ragione mentale. La ragione mentale, ma che cazzo ho detto? Qui ha fatto l'outbreak. Esatto, quindi qua prima a Callisto c'era una colonia che poi è stata, diciamo, alla Futurama cementizzata e ricostruito tutto sopra. Perché c'era, hanno fatto un macello. Ok. Dovrebbe essere così per adesso, poi. Vai fanculo. Per affare nel culo. Papà Trappolonis mai fatto. Ma comunque neanche Metal Gear quando te torturano, porca puttana, oh. Metal Gear 1. E pure dato l'odio log all'inizio. Ma ho saltato quel giorno ieri e non mi ricordo più niente. Perché quel giorno che ho saltato gioco tutto il giorno a Deus Ex. Continua a vedere. Solo che non. C'ho tutte le nozioni di Deus Ex ce l'ho in testa. Questo me lo sono scordato il giorno dopo. Colpa anche mia che ho finito Human Revolution e ho iniziato subito Mankind Divided, però. Make a sound, don't make a sound. No. Aveva rovinato il Fanta, ecco come è finito. Senza testa. Dovevi portarlo in live, Deus Ex. Tipo bisogna lasciarlo libero. Dovevi portarlo in live? No. No, fidate. Non come lo volevo giocare io. Perché io mi sono fatto la pacifist degli Human Revolution e stava veramente tosta. Ci ho messo tipo 30 ore piene. Addirittura sono riuscito a salvare la tizia nel momento in cui non può essere salvata. Sono riuscito comunque a farlo in pacifist. Dio schifoso. Non al massimo della difficoltà, è una difficoltà normale, però era tosto lo stesso. Carry light. Ancora lui. Basta un po', merda secca di uomo. Oddio, cazzo, gli sparo. Level 6 dovessi andare di sapere. Sì, ma sì, sono giochi che non voglio fare in live, onestamente. Perché occupano troppo tempo e voglio fare altro. Cioè, li voglio vivere per cazzi miei. Cioè, voglio fare le mie cazzate. No, al tempo mio. Quella è la cosa. Capito, è quello. Li voglio godere per cazzi miei. L'unico RPG che porterò nel live sarà IS-10, ma perché? L'ho portato tutti e 9 e porto pure il 10, cioè che cazzo. Come fa l'attacco da dietro? Come fa l'attacco da dietro, per favore? Scusa, venirti dietro e fare l'attacco. Perché non ti muovi? Non me lo fai fa. Porco. Vaffanculo. Ah, però senza testa non mi vedi. Merda. Schifoso cane.
Che dici, Sanguevoni? Sono mancato sta giornata. La vostra vita, secondo me, non c'aveva più significato. Spiace che vi siete sentiti così. Queste cure non curano un cazzo. Perché tu che te le tirano dietro? Don't make a sound, don't make a sound. Buttare una stanza insieme a bada luce. Lo so, lo so. Infatti cerco di esserci sempre. Proprio per non rovinare la vostra vita con la solitudine e il silenzio dei vostri pensieri. E Callisto Prodigals, yes. Oh, ma comunque le ambientazioni sono veramente belle. Porca di una puttana, oh. Cioè, se vede il tocco del creatore di Dead Space, però, non so, io pad alla mano lo sento, proprio diverso. Ma pure che qua in giro c'è il fucile d'assalto. Mi pare che qua in giro c'è il fucile d'assalto. Vabbè, ma lo trovo, perché quando vedo che mi sembra stanno avanti, torno nelle altre vie che non ho fatto, quindi... Ho trovato pure la pistola, ho trovato. Forse evito e gli vado dietro e basta. No, dai, tanto non mi vede. Continua. Non urla, non urla, che mi sento. Allora, questo lo voglio fare fuori. Make a sound, don't make a sound. Ah, la salute mo che mi sono curato, top. Carino comunque la scritta sul muro, non fare rumore nei momenti in cui non devi fare rumore. Ma se voglio fare rumore, ma saranno cazzi miei poi, scusa, eh? Vabbè, come è? Ma rispetto zero. Niente, comunque con sti cosi non riesco proprio a farli belli, sti cazzo di posters. Ma sono sbagliato, non mi ha fatto... Perché mi sbaglio il tasto? Mi viene da premere B. Ma non c'ho più... Non c'ho più stasi. No, cazzo. Ho sbagliato, ho sbagliato. Ancora, ancora. Qua ho fatto l'erroras. Dai, rivienimi a rompere il cazzo. Rivienimi a rompere il cazzo. Pezzo di merda. Tutto perché ho sbagliato tasto e io ho sparato. Ma ce la fai? Ma era già trasformato, basta! Che rumore era? Sembrava la tazza del cesso. Sarà già morto, boss. Ok, fucile chimico Regarigus. No, questa è la pistolas. Ok. Con queste cose so... Oh. Non mi ha sentito, eh. Ma quindi mi può toccare senza partire l'aggro? Fettoz, ho ammazzato tutto, ho fatto fuori. A me queste comunque mi sembra una roba che volevano fatele usare, ma ce l'hanno messa nel gioco, ma poi non te l'hanno fatto usare. O magari le difficoltà più alte, non mi pare strano. Yeah.
so we put it down, we put it down. Uh-oh. Niente, non si riesce a annaiare alle spalle. Se riuscissi a farlo esplodere lì, viva poi al muro e scoppias. Però devo dirti che è una bella sega, non sarebbe male. Ma ha annullato la mossa che stavo a fare per qualche motivo. Double. No. L'ho colpito a terra e non si è trasformato. Missione pistola tattica. Non è che me ne fotta, eh. Ah, quindi le fessure nere è da dove escono loro. Ok. E là, qua tocca casucchiare cazzi, eh. Porta bloccata perché? Codice richiesto. Trova la tessera di tunnel in cui passa la corrente. Vabbè, monster però l'ho fatti fuori, quindi in teoria dovrei stare a posto. Ah. L'ho sculato, quindi forse posso farglielo. Pugnala 5 nemici ciechi alle spalle. Ottimo achievement. 5 poi, che numero del cazzo è? Ce ne staranno 200 nel gioco. Questo l'ha sentito, ha detto: ma non è che stanno a ammazzare qualcuno? È morto. Callisto. Restoring heaven. Ororeo. No, guarda qua. Il tunnel Fanta. Allora. Tanto non mi hai sentito, non mi hai visto. Non ho visto. Beh, fai nel culo un po'. Il problema è che se rimani senza munizioni non te ne accorgi. Ma se metto lo schioppo che ce n'ho un boato. Questo è un McChicken. Il caffè del Sabaping non si beve la mattina né col latte né con le soles, ma perché? Sabaping, soles. Mi sono tagliato. Prima stavamo a cena col Freggio, e che si sta a fa casa, no? Io ho detto, ma la stanza per me, per quando finirò in mezzo a una strada, me la fate? E quindi ho voluto iniziare questo nuovo progetto che chiameremo Brollo Homeless, che Bromless, ok? In cui praticamente voi ve sabbate e io gli pago ogni 6 mesi, gli do tipo 30 euro per vivere dentro casa sua gratis. Secondo me ci sta. Chillomless, però Bromless mi piaceva di più. Che comunque c'era all'inizio del bro, capito? E si viene sotto scala come Harry Potter. Ma infatti io, a me mi va bene. Basta che ho lo spazio per metterci il computer e streamare, sto posto. Deve essere l'hub di trasporto. Cazzo me ne scusa. Deve essere l'hub di trasporto. E tu direi, cosa gli serve? Lascialo fare, quest'uomo sa un sacco di cose. No, è sblonzoz. Sistemi operativi, parametri normali.
Sì, ma 897 mi stai sul cazzo. E noi invece acquistiamo a 9 piotte potenziamento energia medio, aumenta la capacità di energia massima. Interessa più la ricarica per adesso, poi la mettiamo dopo. Amore, cos'è questo rumore? Ma tranquillo, è Gillo che si è assemblato. No, ma io sono un po' come i cani, cioè sono pulito, mi autofaccio le cose, cioè sto tranquillo. Serve solo un tetto sulla testa e potermi fare la doccia una volta al giorno e sto a posto. Fap 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 fap. Lasciando il fatto che mi ha fatto ridere, no, ma per quale motivo Alfrege che scriveva solo "Oh, questo ha rovinato il Fanta" spam 200 FAP vanno bene? Lo sai perché? Perché sono minuscole. Quando sono minuscole non lo vende come spam. Io non lo so per quale motivo. Perché da lontano so blu e poi mi avvicino e sono rosse. Ma che vuol dire che faccio il rumore di una formica che piscia sulla neve, zi? Che non faccio rumore? Forse sono chiuse perché devo fare qualcosa. Anche il testo recitato dura meno di 30 secondi per fare come... Eh no, prima lui ha scritto solo "Oh, il Fanta" e glielo dava come spam. Forse devo sbloccarli con qualcosa che io devo fare, che immagino sia... Niente corrente. Ma scommetto che quei cavi vanno un generatore. Generatore su questa tessera, quindi adesso io devo tornare indietro. Dare corrente e tornare qui, ok. Forse con la corrente posso aprire quelle chests. Sono silenzioso perché sono privato, non perché ho il pisellino piccolissimo. Sappilo, amico mio. Non confondere la merda con la cioccolata, grazie. E struscia, va. Non ha strusciato niente, ma ok. Individua il reattore di potenza. Ma di tutta la città di potenza? E sarà bello grosso allora, eh. Tutta potenza. Poi da qua, da Callistola. Che strana scelta di design. Vado là, vado qua. Tanto vai. Penso cambi molto, cioè. Andrà comunque bene. Ma dammi quel bel pene. A me sta cosa che ti viene addosso e poi non succede niente, mi fa troppo ridere. Guardalo, guardalo. Però ce l'hanno due o tre animazioni diverse, eh. Sono comunque più di Dark Souls 3. Perché stavo abbassato, infatti, mica sto a capire. Allora, comunque mi sto rendendo conto di quanto non ce la facciano già le console nuove, perché ogni due secondi sta in un corridoio caricamento, cioè, ma veramente. Capisco che a livello grafico estetico è allucinante, però ogni 4 secondi sto dentro un caricamento, porco due. Guarda come stanno tic body questi, eh. Comunque l'evoluzione gli ha fatto bene. E si muoia, famo male.
Dai, guarda che pezzo di merda. Guarda, guarda. Comunque il fatto che non ti vedono mai è sgravato. Ma perché sono ciechi questi qua, sì? È un po' alla... alla The Last of Us, capito? Che sono ciechi e non ti sentono. Che si è rotto il pugnale perché non si rompe niente, quello è un altro discorso. Che comunque apprezzo perché pensa se si rompeva pure. Che sti scidete, oh. Eh sì, sicuramente se mi avessero sentito sarebbe stato meglio. Però sai che c'è da una parte, penso pure... Porco due, però così diventa impossibile fa stealth se ogni kill te sento. Cioè è come... È qua la suspension of disbelief che gli dai retta, perché ovviamente lo senti se un tizio ti ammazza un tizio vicino, per quanto abbia il silenziatore o cose, un verso, qualcosa, un rumore lo fai per forza. Però gli dai con... cioè gli dici ok, perché alla fine ti rendi conto che stai a giocare. Cioè capito, ci passi sopra. Di certo non mi metto a fare. Magari se i nemici stanno attaccati. Sì, ma secondo me è una scelta. Perché comunque. Oh, questo coso si vuole prendere oppure. Ok. E comunque alla fine se vai a vedere. Uno dovrebbe. Niente, ma avete sentito? Ormai è andata così. Oh. Non so perché prima non l'avesse. Quanti sono mosses? Mi ricarica. Comunque il fucile chimico è il più sgravato per adesso. Poi non so se gli altri saranno meno sgravati. E forse, forse sta pistola di merda non vale un cazzo. Non lo so. Io adesso ho timed. Ni, cioè nel senso, tieni premuto in una direzione e schivi. E tu volendo le puoi schivare tutte tenendo premuto l'analogico sinistro da una parte, le dovresti schivare tutte quante. Però se te fanno più di un colpo di seguito, se non schivi dalla parte giusta non te fa fare il contrattacco. Il che vuol dire, non che non puoi fare il contrattacco, ma anche il fatto che non... vedi, ma questo bel dito mi ha visto. Forse se ci stai vicino ti vede invece. Nel senso che non te la fa proprio la schivata se non, se non cambi la direzione. E siccome Frecce mi ha detto che bastava una direzione sola, penso l'abbiano patchato a sto punto. Per renderlo un po' più... Però è interessante, come si dice? Challenging. Come cazzo si permette questo? Va a fare in culo. Infatti non vedo un cazzo. Questo neanche cade quando gli emeni. Ma che mi ha dato la pigna in bocca? No, ho fatto errore. Qua ma sto giocando male, eh. Mi spiace, non me la posso rischiare. Mortacci vostri, oh. Pure devastati, ancora ve li alzate. Un video. Questo si è poisoned. Là ce l'ho appiccicato, eh. Sì. Potevo appiccicarli laggiù, ma non sono sicuro dell'angolazione. Bello scoppiato, Giacobino. Giuseppe Giacobino. C'ho un'altra, ce l'ho, ok. Ma la tengo, però non si sa mai. No. Magari non mi ha visto. Girati, dai. Ecco, diciamo che magari sta cosa se lo da gestire meglio. Cioè se mi viene addosso e mi tocca,
non mi fa fare la kill stealth, cioè voglio dire. Mi sente e gli dove, no? E basta. Ok, ma questo si avviciniamo e lo lanciamo direttamente nelle lame. E la smette di esistere. Vai, vedi, ho fatto bene a non curarmi. Oh, il vai. Ah. No. No. La due l'ho devastati, ma uno si è rialzato. Guarda, assurdi comunque, se non ti sbrighi andai a fa così si rialzano. Però è soles, pure se pietrificate ce le fa, manda bene. No, incredibile convertitore di energia intatto. Ma adesso il mio gameplay sarà totalmente diverso. Ok, quindi ho trovato la strada giusta. Forse riesco dal pezzo dove sono entrato. E vattene a fanculo. A tradimento proprio questo. Vabbè, però ce lo famo andare bene perché non siamo infami. Questa dovrebbe essere il pistolis. Devo mettere questa così me levo un po' dei proiettili. A parte che in realtà... ah, in realtà stavo abbastanza bene lo stesso. Perché si è abbassato, non si è rialzato sto coglione? Pulisci del naso, immagino dica quello, perché cazzo te. New Jersey è qui per voi. New Jersey è qui per you, Jersey è qui per you, yeah, yeah. Madonna fucking rain, madonna fucking rain. 7 pioltelles, però io potrei vendere i pistoli del fucile, i proiettili, fare 2 piotte. Cosa che farò, perché tanto non è che mi piace tanto quell'arma, e comprarmi il potenziamento dell'energia medio. Un bel cippozzo da mettere nel bracciozzo. Sgomberare l'area di assemblaggio. Fila dentro, va, metti ste SSD nel guanto, vai. E mo mi mancano solo da spendere 10-15k per farmi tutti i potenziamenti finali. Ah no, fucile chimico non gli ho... ah, perché era 1200. Un po' più di danno servirebbe, questa scoppiatissimo come... dispositivos. Beh, non sto andando male, alla fine mi sono potenziato abbastanza bene. Cioè, ho tutto quasi al massimo. A meno che tipo il coso finale non sia una roba allucinante di danno, non credo che... che me ne fotta qualcosa. No? Chissà cosa pensano i robot. Sogneranno di caprette elettriche. Questo è il ristorante di kebab più pulito di Roma. Ho provato il generatore. Spero funzioni ancora. Non credo sia questo, però. Mi sa che è questo enorme coi cavi illuminati. Immagino funzioni ancora comunque, cioè voglio dire. Visto che ci trovi l'energia ancora accesa da qualche parte. Dai, bombe, bombe, bombe. A fare questa stronzata, vai. Ah, lui mi vede. Eh
Qua. Porco, due pigne mi ha dato. Me ha date due. Ma quanti cazzo siete? Ok, devo andarci già con la pistola fuciles, perché sono spawnati tipo 5 tutti quanti insieme. Forse... no, è che... cazzo dico. E continua a sbagliare tasso. Continua a vedere. Vediamo, vediamo. Ah, mi vede, ok. No, lui è gestibile da solo. Gli altri 9 che spawnano nello stesso punto, che sono un po' fastidiosi. Ma vaffanculo. Oh shit, mi sono incastrato. Quanto cazzo sto? Oh, mi ha rigirato. Facci vostri. Ma perché mi ha fatto due volte? Fine munizioni? Carica, 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 non ce l'ho più. Oh. Oddio, sono ancora vivo. Porca puttana, oh. Ma stanno pippatissimi questi, oh. Datemi un po' di salute, vi prego. Non basta nemmeno per più l'autobus questo. Marco, cioè comunque stavo a uno scureggio dalla morte. Oh. Sto comunque in fin di vita. Sono rimasto 3 qua, 0 da qua, sempre i soliti 31 da qua. Cannacce di... non capisco se questo è il pisello oppure no. Che cazzo di arma è? Ah, lo schioppo è questo, ok. Ah, la pistola c'ha tipo il pisello sopra. Porco tu, che gangbang che è stato. Forse mi conveniva infilarmi qua e dammi. Vabbè, ma la vita si può ricaricare alla fine. Le munizioni ho sprecate tipo 4. Mi sembra un momento da reveal del nemico invisibile che dito in culo, sai? Ma sai che mi stai sul cazzo? Eh? Ma sai che mi stai sul cazzo? Mi sono sbagliato adesso. Coglione. Ok. Comunque cerco di illuminare perché voi lo vedete meglio, ma io non vedo un cazzo. Cioè sto al buio proprio. Voi mi vedete molto più illuminato al posto. Mi sa che ci muoio adesso. Aiuto. No, quella era salute.
Via, via. Ah no, sono morto. Hanno veramente poisonissimi, oh. Che cazzo i problemi hanno? Vabbè, ma come sei venuto dentro? Scusa, ma che cazzo vuoi? Continuava a respirare da morto, comunque ha fatto ridere qualcosa. Ho sbagliato. Potevano lo stesso rumore su Minecraft. Ma più che altro fanno lo stesso danno di Minecraft, cioè zero. Cioè stanno veramente poison. Ma veramente, ma... Immortal... Mortacci tuo. Non so cosa volessi dire comunque. Immortal... Ok, l'ho portato a parare. Ah, beh, perché li devo menare così a questi? Ho sprecato munizioni. No, torna indietro, fermati. Serve qualsiasi cosa trovi dentro questo posto di merda. Sacco di munizioni pure qua. Non leva un cazzo. Ah, quelli che mi danno. Quelli però fanno un male del cazzo. Pure sto normale, cioè comunque... Dici, sai, vabbè, stai al massimo, ci sta che con un cazzotto stiri. Una poisonatica la difficoltà qua, eh. Noi combattiamo contro questo. Un segretino dentro lì lo potevano mettere. Sì. Sono quattro, ma ce le facciamo. Abbastare. Allora, la mia previsione è che riaccendo le luci e ne arrivano altri 200. E li devo combattere tutti e 200. Effettuare la selezione. Cioè, letteralmente nulla. Non accento che alla fine ci sta una boss. Non penso, dai. Spero. Che si è rotto? Devo prendere gli interruttori per accendere il generatore. E andiamo a premerli. Premiamle. Invece che dice trovalo. Cioè è luminoso e lampeggia, bro. Cioè non è che mi posso sbagliare, eh.
Però dove stanno i miei 200 biofagi che rompono i coglionis? Non esiste il momento G. No, dai. Poi comunque se vedessi un generatore che accende i cavi così, io mi cagherei un po' addosso, eh. Come conviene fare di questo comunque, eh. Che magari becco qualche munizione. Solo soldi mi state cagando. Posso dire di piangere? Qui c'è più o meno. Quando piccio il PC più o meno il capo alimentato diventa lo stesso valore. Lo sai che mi sa che non è un buon segno? Ma io lo dico per te, cioè, nel senso. Dai, non mi hanno visto. Già so troppi per combatterli da solo. Devo fare il pugnalis. Ok. No, devi morire pure te. Ora devo premere il pulsantino. Ma non è. Ma che cazzo fai? Ma. Ah, scala sta ossa lì. Sì. Like a list to a star in heaven. Allora lo voglio ammazzare perché mi mette un po' ansia lì, lo sai? Vabbè, premerò il secondo e si aprirà sta porta e farò tutto il giris. Tutto il gillis. Bene. Billy Gillis, vabbè, che sono cose mie. Apro un po' le luci, si accendono, dai. Ok, però qua siete veramente un sacchino, eh. Un sacchino bello pieno di ripieno di piscio. Non lo posso ammazzare questo. Di sicuro poi mi si riccherà l'altro. Guarda quanti cazzo siete! Ma che problemi ci avevano? Vabbè, però siete troppi, oh. Ma voi avete pippato. Ok, non dovrebbero avermi visto, altrimenti mi sembra dare. Perché stavo lì, non mi ha dato l'euro per il pupo. Potrebbe darmi anche altro comunque. Pistola tattica, non voglio pistola tattica, voglio la Siago. Ah sì, ma già non ammazzai tre, questi sono altri tre, oh. Ma che state bippati, oh. Ma quanti cazzo si stanno a spawnare qua? Dai, vieni qua. Vai un passino avanti. Oh, oh, oh. Oh, passare indietro, passare avanti. Pugnalatis. Ecco, oh sì. Godo. Quadrupla. Tesoro, cos'è questa puzza di Soles? Tranquilla, è l'incenso di Gillis.
Sarebbe da fare, sai. Merchandising. Il cazzo di... Il cazzo di... cosa, come si chiama? L'incenso alle soles. Però secondo me... Poi le soles mie, perché sennò che cazzo stanno a fa? Allora, qua... Perché non mi va di aggrarli. Mi piace... Mi soddisfa prenderli da dietro. Ci stanno quelli che vendono l'acqua dove si fanno bene. Sì, però ok, cioè... Profuma le soles di una fregna mi piacerebbe pure. Profuma le soles mie, dico, ma che problemi c'hai? La verità è che non riconosco il mio valore. Ok, dovrei averle fatti fuori abbastanza tutti. Là ci dovrebbe stare l'interruttore, col cazzo. Qua ci sta la dispoli. Mi so se è bella a modo suo. Però, boh, non lo so. Forse dipende dalla richiesta. Tanto alla fine, cioè, ma che cazzo me ne frega. È che quello che penso è come fanno a prendere il campione dell'odore da Soles, capito? Cioè, come fanno a prendere... Cioè, come si fa? Come si crea? Ogni scarra soles è bello mamma soles. Cioè, non... Saprei come si fa. Amore, come si chiama quest'acqua di Colonia? Molto buona. Si chiama acqua di Jollos. Saba ping, Saba ping, Saba ping, Saba ping, Saba ping, Saba ping. Ormai è degenerata comunque la situazione. La situazione nome è degenerata un po', Jollos poi. Ma tu lo pensavi Jollos o Jollos? Perché io l'ho letto Jollos. Basta il costo solo per noi. E mo lo abbasso, mamma mia. Cioè pure che se lo faccio esplode il gioco. Useremo con parsimonia. Ma non è vero, lo sai anche tu che non è vero. Mo quando stacco, se mi ricordo, lo abbasso. C'ho pure davvero che esploda il PC se faccio sta cosa adesso. Costate poco perché sapete che non potete permettervelo. Ma ci esplode? Sarebbe un momento Dead Space fantastico. Ok, non è esploso. Si è aperto qualcosa lì. Probabilmente devo semplicemente seguire il cavo e mi fa o uscire da dove c'era l'altra entrata. Ho 20.000 capelli, posso solo andare a qui a Natale. È tornata la corrente alla colonia. Aumento il segnale. Sì, sì, eccomi. Ti ricevo forte e chiaro. Vengo alla colonia adesso. Ti chiamo quando arrivo. Devo cacchio italiano fa cacario. Oh merda, sta attento. A dopo. Cioè, un doppiaggio così merdoso. Ma più che altro merdoso perché non è manco colpa dei doppiatori, sono pure bravi. Proprio colpa del fatto che non hanno davanti quello che succede, non capiscono. Will you make a sound? Oh, sarà, ma questo lampeggio rosso è veramente scopareccio. Bellissimo, cazzo. La crea questa atmosfera gillica molto interessante. Oh, soles mio. Sta in fronte a te. Ma tu sei uscito per morire come un coglione. Comunque secondo me la pacifist si può fare. Però devi essere tipo fortissimo, cioè. Devi sapere dove spawnano, quando spawnano e quanti spawnano. Qua decido io chi, come, quando e perché bestemmie, capito? Porno Dio. Ci sta qua dentro.
Succhiamelo. Ok, dovrebbe essere qua. Alcune cose sono scriptate quando ammazzi un tot di biofagi. Tipo quando non si riuscì a salvare il principe dei Saiyan. Ah, è vero, cazzo, non era a tempo quello, era tizi morti. Però magari quella conta come boss fight, capito? Cioè quella la devi fare per forza. E comunque non è vero, perché pure quando non li hai uccisi tutti spawna quella cosa. Forse tipo c'hai un limite, tipo se ne uccidi tipo 5 va bene, 6 no. Minima kill sarebbe figo. Perché Dead Space io sono abbastanza sicuro che a parte le boss fight poi skippa tutto. Bastante fai pia. Non so quanto aggro abbiano, perché sinceramente faglia la pietata è clamoroso, quindi onestamente è la pietatis. Questo vuole i soldi per pupo, mi sa. Perché non lo posso ammazzare? C'era spazio per l'animazione? Buoni di Callisto, state tutti buoni per favore, non venite a rompere i coglioni. Ah, qua era l'altra strada che non ho voluto fare, vediamo un po' che ci sta. Con la luce accesa e tutto, cioè qui deve essere proprio... Ah, cioè, letteralmente un metro era. Forte c'è lui e Iacono, allucinante. Voglio ciucciargli le corde vocali, porca puttana. Sì, ma se è andato da là, quello là rimane, cioè... Magari c'è un achievement se uccidi tutti quanti i nemici del gioco, cioè nel senso tutti quanti che non... Sei pure tornato indietro nelle aree dove respawnano, capito? Io di Soles ne ho mangiate tante. Gustose, fragranti. Non ce la faccio a stare senza, le ho provate tutte. Americane, tedesche, olandesi. Con la sorpresa, le mangiavo così senza tanti complimenti, anche tre alla volta. Ma nessuna è come questa. Fidati di uno che le ha provate tutte, Iva Zanicchi ha le migliori. Oh, sono abbastanza sicuro che la citazione originale non finisse con Iva Zanicchi, però va bene. Partiva Zanicchi caga in diretta, quindi cioè. Fare quello che vuole. Ah, ma ha visto. Ma mi aveva visto. Che cazzo sta che ha per culo questa prende? No, no, levate dal cazzo. Secondo me allora le sue similitudini sono quelle d'Annalisa. Ma non lo so, sì, mi sembra un po'. Un po' una take basic, capito? Adesso adesso più buoni, secondo me, quelli d'Italia sono quelli che ancora non hai provato. C'è sempre l'incognita, capito? Quelli dolce nera, Erosville, non lo so. Un po' blasonate, capito? Forse è più Rosville. Porco due! Ho sbagliato. Mi è finita la Stominis. Ma che mi è morto per aria? Mi dispali.
Non so, tendo un po' ad evitare il mondo dello show business. Quindi ho teso di... Sicuramente... No, ma servono, cioè nel senso... Io ce l'ho dentro casa. La vedo più come una cosa da officina, capito? Esci tu, sei morto sotto il sassolo. Che rischio. Ah, non riesco. Vabbè, da sparare un proiettilino a vedere se... no, non troppo. Cioè, io ce l'ho a casa. Cioè, le immagino molto come... quelle delle officine, capito? Che le usano per appendere la roba agli utensili, queste cose qua. L'ho interpretate così io. Vai, via questo. Via questo. No, schioppo teniamo solo 6 piotte, non mi bastano neanche per scureggiare. Servono 1200 solo per sto potenziamento di urina. Arma solo vai. Discord, zoom un pochino. Ogni officina ha una parete di spuntoni a punta grossi come tubi. Fammi vedere. Però. Non lo so, lo sai. Cioè, ovviamente sì. Però le migliori in Italia non credo. Molto apprezzabili però, eh. Un ufficiale una parete di spuntoni a punta grossa. Sì, comunque sì. Ce l'hanno tutte quante e... E sì, è così. E accedi, dai, sbrigati a farlo. Già che ci sto. Non mi rompere i coglioni. Soprattutto a Bologna. Sì, sì. Comunque l'ho abbassato, eh. Ora non mi spaccare più il cazzo. Per favore, se non vi scoppio come se fosse i cosi arancioni sui muri. Ok, ora pretendo che queste ceste siano blu. Cioè, hanno bisogno di corrente. What? Pacco, iniettore. Però mi ha occupato 4 posti per 4 stronzate. Pacco, munizioni. Aspetta, tanto devo ricaricare tutto qua. Ok, qua va bene. Ok. Inventario complezio. Allora tocca andare a vendere. E onestamente 4 ricariche della stasi, ma che cazzo ci faccio? Effettuare la selezione. Uno. Grazie Gillo, sei proprio un amico, un compagno, oserei dire un amante focoso e profumato. Beh, profumato sì. Focoso dipende. No, beh sì, dai, anche focoso. Non facciamo mancare niente, ma vaffanculo. Che dice, no, fai uno sprintino. Un altro pack, madonna puttana. Ok. Questa... Ma non troppo queste di... Che cazzo d'arma è questa? Ah, il fucile chimicus. Vabbè, fammi andare a buttare il cazzo. E possiamo andare. Perché mi pare che se uno fa il follow entra, la prima cosa che fa è dargli tipo 300 punti o 250. E non volevo che uno potesse entrare e spammare e rompermi i coglioni. 808, ma noi adesso gliela faremo vedere con 908. Ma anche 928. Questo non mi frega un cazzo. Schioppo, non ce l'ho per fucile chimico. Vabbè, tanto so ragazzi, lo sanno tutti.
Sistemi operativi, abbiamo i parametri nella norma della NOS. Ah, era 1200. Allora niente. Ne prendiamo 8 piotte. 9 piotte. Vabbè, immagino che mo' me debba fa una cazzo di ondata infinita di stronzi. Uccide chi mi cazzolo. 100% un'ondata chiamata. E so qualcuno stima se ho regolato invece di andare a fare il pelato in giro. C'avevo da fa. Cioè, stasera non era programmato. E poi comunque sto streamando, cioè, nel senso... Streamavo tutti i giorni, letteralmente solo ieri che sono uscito. E stasera non era previsto, ma sono uscito a cena fuori. Ma sì, ce la buttiamo anche questa sera. Ero tentato quasi quando sono tornato di non streamare, però ho detto no, voglio vedere che succede. Comunque con una mano evitavo qui, eh. Cioè, sto facendo il panichello raro. Se possiamo accettare questa cosa. Boh. Ma sono morti da soli questi? O stiamo andando ad arcade? Orco 2. Adesso morto. Ok, però mi sa che posso lanciarli dentro alla ventolozia. A sto punto di riavvio mi sembra un po' un calcio al culo, perché se mi devo rifare tutte le vendite, parametri normali. Io adesso voglio bestemmiare, però, porco Dio. Ma veramente? Ottimo, direi. Ottimo dito nel buco del culo dovermi riaprire 4 chest. Dio schifoso. Saliamo su sta piattaforma. No, ma non è vero. Ma secondo me dura molte di meno. 2 secondo me le riesco a aprire subito. Senza probleminis. Questa era quella che c'aveva pure il pisellus. E yes. Tanto droppa diverso ogni volta. Ma che inculata. Ecco, vedi, già un posto l'ho ripreso. Forse questa, non riesco a prendere tutto. Però queste sono munizioni. Quindi comunque ci può sta. Ora, invece di venderla, la usiamo. Aspetta, se una la usiamo. È super fattibile, solo non mi aspettavo che si trasformassero all'istante quei figli di puttana. Pacco batteria. Non hanno mai visto Gesù. Mi dicono 10-15. Vabbè, starò sulle 17. Perché comunque, vabbè, un po' te perdi a fare cazzate. Allora facciamo così. Questo lo lasciamo qui. Così mi prendo questo e vendo tutto. Perché le cure sono un calcio alle palle. Perché quando te curi sei vulnerabile. Quindi non convengono mai mentre te menano. A meno che non è uno solo e l'hai atterrato. Ma anche lì comunque. Cioè, guarda quanta roba per la stasi. Per carità, ti serve perché poi quei figli di puttana ti rimandano a fanculo. Però cazzo. State vegarmi, non abbiate problemi. Quanti ce n'ho dei cazzi? 880, sì, sarebbe diventato 900 con questo qua in più, ok. Ce la faremo.
Ma perché spawnano morti questi? Ma c'è quel... ma prendono danno perché stanno... Squartazio. Si è abbassato più a qualcosa, ma non mi ha detto che era. Buoni di Callisto. Buoni i calli di Callisto. Vedi, spawnano morti. Questo è morto mentre stava per aria. Grande munizione fucile chimicus. Purtroppo non li conta come bodies. Ma vai via al cazzo, vada via al kill, ma lasci vostris. Fate se trasformenes. Vabbè, te posso meno pure da solo. Oh, è finito il cazzo. Ma che cazzo hai fatto? E mori. Ecco, un altro pacco inutile del cazzo. Ma li droppano come fossero caramelle comunque. Dici non ti trasformare e lui è la prima cosa che fa. Beh, dovrei essere arrivato ora perché ha salvato. C'è un fucile chimico, vai. Bello comunque che è scavato nella roccia. Ma il casco l'ha buttato sto coglione. Spero ne trovi un altro, comunque un'altra tuta magari sarebbe figo. Però figa come questa è tosta. Oh. Come la fai a trovare figa come questa? Vedi, secondo me qua già dovevi essere arrivato. E quindi boss, puttana, ma double cock qua. Questo mi sa che è forte. Sarebbe anche carino capire come gli è meno. Ah, però gli poi una greve. Porco due, ma mi ha dato un pignone, ma quasi scoppiato. Ma falla finita, scioccolo. Oh, uno sciocco coglione. Oh, oh, insomma, lo coglie. Pensavo fosse... Oh, ma c'ha la lama in mano. Ma li devo menare io? Questo sì. Ma che fa? Ma si è levato un pezzo? L'ho lisciato. Viene da pensare. Drop, non ha... non ero sicuro droppasse, però non dovrei essere. Sono morto. Ok, quindi riprende da prima. Ma cazzo, ma mi fai morire senza le munizioni? Ma che figli di puttana. Mi chiedo se può cambiare la capoccia che te mena. Due però un destro mi dà vita.
Forse posso scoppiare una parte rispetto all'altra? Allora, mo se dovrebbe levare il cazzo. E invece no. Che si è staccata una parte perché è morta, mica ho capito. Quest'arma non riesco a piarlo. Fatto flash perché se... Ricarichi per favore. Questa cosa che non ricarica ma al primo colpo prova a darlo lo stesso. Mi fa incazzare. Abbatti la creatura a due teste. Due teste sono meglio di una. La chipmunk si chiama. Stampante CPU. Questa deve essere... clamoroso oggetto. Individuo la stazione. Non è che posso andare da tutte queste parti, incredibili, eh? Cioè, la direzione è una sola. Individua dove stai andando. Figo, cazzo. Oh, a me il fatto, cioè, sta cosa mi piace. Cioè, se è in italiano, la scritta in italiano è figa. Certo, poi ogni scritta non l'hanno tradotta, perché quelli sui muri l'hanno lasciata così, però è figo. Ci sta. Colonia. Capitolo 5? 6? Ottimo. Dove sei? Arcade. Una specie di tunnel di servizio. Sono dall'altra parte. Prosegui e arriverai alla colonia. Ma secondo voi se leverai scarpe questa? E comunque esteticamente mi aggrada la tizia, quindi... io spero. Jacob, dove sei? Sono senza scarpe. E lui praticamente prende un per due boost alla velocità perenne e arriva 12 minuti prima. Dovrei averne un altro. No, ho usato tutto. C'ho solo la pistola tattica, porco demonio. Quattro proiettili di pistola, porco due. Oh, Lores. Ci hanno promesso una nuova vita. Sì, come no. E invece è sempre lo stesso schifo. Faccio pure i doppi turni, ma ancora non basta. Senti, Mel, scusa, ma ci vorrà più del previsto. Odio saperti bloccata su Helic. Ti prometto che mi raggiungerai presto. Mi manchi. Capisco se sta Mel è morta e lui piagna per quello. È molto stressato e... deve solo sfogarsi un po'. Un po' di stress che si può risolvere con un paio di soles. Questa è tipo la canzone del... qualche medicinale contro lo stress. Giunto alla colonia, tu dove sei? Vedi il faro? Ti aspetto lì. Faro, ricevuto. Ma scusa, fammi capire, ma questi stanno... tecnologia per viaggio planetario, per qualche motivo? Probabilmente lo stesso incipit del Dead Space 2, cioè finite le risorse e tutto quanto. E questa è la colonia. Faro, Sores, ricevuto. Cioè, pare la città infame di Dark Souls 2, pare la gola nera. Bello, cioè, nel senso... è molto figa l'estetica, però cazzo. Cazzo che colonia è? Retro the Dead, davvero? Cioè, ci trovi qualche tizio che ti vende qualcosa a bancarella, mo? Ma questo è quadrupla? Ah, quello è un pacchetto di sigarette. Ma frame rate mi sembra un po' meglio. Ma in realtà io vado a 120 fissi da quando ho disattivato quella cosa che mi ha detto il Fresh.
Quindi fai conto che... Non so. Una gialletta lì ma la fumerei. Dici se vibe su sta sedia? In effetti un po' se vibe, eh. Seppure non fumavo inizio, perché comunque l'estetica ci sta. Ho detto che era una perdita di tempo, ma UJC non mi ascolta. Adesso la mia squadra deve pure fare gli straordinari. Spero solo che trovino quello che cercano. Non so. Non so. Oh, SpongeBob, mi boy. Ora ho Instagram intasato di meme di SpongeBob, di Mr. Krab che chiama, lui risponde e ci sta Mr. Krab che si stassica. Pieno di varianti di sta cosa, c'ho. Strano che sono passato io e esploso il mondo. Che siamo matti. Munizioni per fuggire, non ti so mossa. C'ho pisellissimo, veramente in botta. Perfetto, ce ne sono altri. Altri di che? Ah, di questi ciechi. Allora voglio a te. Gli famo tutti fuori, non ce ne fotte un cazzo. Sta porta è bloccata per qualche motivo. Munizioni fucile chimico e let's fucking. Una mappa comunque l'avrei gradita, perché a volte ti senti proprio spaesato. Col fatto che ci stanno un boato di bivi, anche se poi vanno tutti nella stessa direzione. Come in gamba ti viene l'ansia di perdere un po' di qualcosa. Salute 35, eh? Noi non gli diciamo mica di no. Ah, non so se apprezzarlo che si è bloccato e non è partita l'animazione comunque. O se dire tipo, huh? Guarda, guarda, guarda se gira nella direzione mia. Veramente rotta sta cosa comunque. Ma non volevo fa questo io, volevo prendere il drop. Si sa mai. Munizioni per schioppo. Questo è qualcosa che mi serve, ma c'ho paura che se lo faccio mi vengano a meno a tutti. Serve una tessera identificativa. E troviamo la tessera identificativa. Non posso accedere all'ascensore. L'area è interdetta. Io non sono passata da lì. Ho forzato una sala di sicurezza per sbloccare gli accessi. Sala di sicurezza. Ne cerco una qui sotto. Trova la tessera dell'ascensore. Non ti sbagliare mai. Buoni di Callisto. Faccio un po' la spesa, che ne so. Ma vedo chi l'ha visto. Era su Rai 2 o 3 però. Va bene lo stesso. Stesso. Questo vorrà i soldi del pupo o i soldi per la benzina, che casualmente la macchina si è fermata proprio lì e non può tornare a Roma. Come sarà possibile questa situazione? Ma dammi fare sì proprio un favore, perché sono rimasto senza benzina. Io non posso tornare a casa, dai, ma manco un euro, mi patà. No, guarda, voglio darteli, cioè, sei passato anche ieri e chiedemi la stessa cosa. Ma no, sì, ma io non t'ho mai visto. C'era una coppia dei tizi che faceva... sta cosa al Mac della zona nostra. Ogni sera, sì, cioè se tu stavi al Mac 6 sere su 7, loro ogni sera ti chiedevano i soldi per lo stesso motivo.
E niente, senza ritegno proprio. Era, cioè, era veramente un periodo. Io mi ricordo che una sera stavamo là, ma ce n'erano tipo 3-4 fermi al drive a rompere i coglioni, oh. In punti diversi del drive, ma erano 3-4 diversi. Poi l'avranno ammazzati, perché onestamente non l'ho più visti. Spariti proprio quelli. Non lo so che fine hanno fatto. Avranno fritti nell'olio. Però è divertente, perché una certa... mi ero rotto il cazzo. Ogni volta che mi chiedevano i soldi mi iniziavo a urlare. Tipo, basta, basta. E si allontanavano. Non ero molto sveglio, comunque potevo rischiare di essere accoltellato da qualcuno di questi e... forse manderanno un giro col boss. Mi senti, mi si è fermata la macchina proprio qua. C'ho il boss comunque, non ti preoccupare. Tipo, guarda, io in realtà volevo non darti i soldi, cioè nel senso... mazzo, lasciami vivo senza niente. Insomma, sì, calcola, una volta stavo da Boldo con Sionino. Uno gli ha chiesto tipo i soldi per il latte del pupo. Spara, amico mio. Lui per non litigarci gli ha dato i soldi. Ma che io ho sparato? Lui non li dicacci, gli ha dato tipo 2-3 euro. Lui ha fatto ammazzo solo questi. E lui ovviamente ha fatto pure. Ma poi non era manco sera, cioè era tipo l'ora di pranzo, raga. E vabbè, tocca fare sta cosa adesso. Io comunque ho sparato a quella scatola e il drop è andato a fare nel culo. Dove ho perso il drop di questa scatola? Cioè, se sono aperti tipo la partita IVA, hanno detto... tanto sotto i 30 anni la paghi di meno. O non la paghi proprio, hanno detto vai. Allora, speravo in realtà si sbloccasse sta porta, sai? Perché mezzo che non ho idea di dove cazzo devo andare. Da là ci venivo. Forse è qua? Midtown. Ok, riesco a capire se qua ci sono già stato oppure no. Prova a sapere, sì. Una fattura elettronica. Sì, sì, scontrino. Cioè, nel senso, quando non gli funziona lo scontrino, lo scrivono a mano. Ma dai, sono belli attrezzolli. Ok, sono ufficialmente perso. Ma dove cazzo sono andato? È qua? No. Ma non è che è questa? È solo volata via. Non riesco a capire dove cazzo devo andare, aiuto. Provo andare qua, magari ci posso passare. No, perché da qua ci sono caduto, cioè non è possibile. Ma stavo con proiettile solo, ma che siamo matti.
Vale, levamosene un po' dall'inventario ricaricando. Ok, rimettiamo lo schioppino. Decide di trovare la stanza di sicurezza, ma dove cazzo la cerco, scusa, con tutto il rispetto per le popolazioni gitane, cioè dove cazzo vado? Bello questo televisore, eh? Oui, oui, you bel orologio. Forse è qua? Che sono entrato qua ma non sono andato qua? No, perché qua c'era il tizio e poi quello che è uscito fuori dal pavimento. Completamente nudo sul cazzo di un'altra persona. Ma qua la scala? Maledetto il mondo. Comunque quando succedono ste cose, non era stupido che non saliva sulla scala, ero io che non ho premuto il tasto. Quando succedono ste cose mi rendo conto che il gaming moderno fa schifo al cazzo, perché appena non hai un'indicazione ogni 2 secondi non capisci dove cazzo andare. Non ci abbiamo più quella cosa, la forza mentale di ok, vado dove voglio. Allora, quel vermetto là sta bene dove stanno, perché se io li ammazzo sparando lui si aggra, quindi facciamo fuori quello. No, lui no. È nato quel tizio. Dove cazzo è andato? Lies, where are they? No? Completamente senza mutande. Non ho problemi a dirti di sì. No, vabbè, mi hai fatto proprio una surprise. Allora, probabilmente devo andare qua, però voglio trovare quell'altro tizio. Non è possibile che sto tizio è sparito. No, Jenny Forz. Ma sei morta da Eroas. Prima lui. Vai, munizionis. Sei questo. Vai, dici tutto del tuo corpo. Di risposta rapida, ma devono sbrigarsi. Sta succedendo qualcosa. La gente si sta ammalando. Uscito da sotto il ghiaccio, quindi hanno trovato qualcosa. E ci hanno sperimentato sopra. La trama si infittisce. Cioè, nel senso, la trama diventa quella di Dead Space. E comunque è una trama valida, quindi c'è anche rifarla uguale, mi va bene lo stesso. Ma sarà andato qua quello a sto punto, no?
Non male. La pistola l'ho rivalutata in un secondo. Quando c'è da shotta, shotta. Quando c'è da mena, mena. È tattica. Tac. Ok, andiamo a cercare quell'altro fallito che si era nascosto lì in mezzo. Perché sicuro sto tizio sta qua dentro, ma si è nascosto. O è andato di qua? Oh shit. Oh shit, shit, fuck. Oh shit. Quella è tutta roba mia. Non ce n'è neanche uno nel bagno? Ma vai a fare nel buco del culo, figlio di puttana. Oh. Qua ho sbagliato, ho fatto un errore decisionale che non ha portato a nulla. Se non al fatto che lo apro. Stare buono, devi stare. Sarà stato lui? Schema uccidi d'assalto! Mi ha pure scoraggiato tantissimo. Ah, ma l'ha già sentito. Qua ho fatto un errore. Dovevo mangiarlo il fagiolo. Qua rischio di morire, non voglio però, eh. E poi mi sto rendendo conto, facendo il colpo pesante, tipo, non funziona. Beh, è 30 volte più utile fare quelli leggeri. Ragazzi, vogliate perdonarmi questo incredibile errore valutazionale, ma stavo pensando alle Soles. Ma è un errore che ti perdono, però. Cioè, comunque... Non posso dirti che sbagli, capisci? Che se, errare è umano e è un errore che faccio anch'io molto spesso. Qui però se non droppo una curetta... Stai a chiedere. La classe non è Soles, ovviamente. Ok, security è qua. Allora vado un attimo dall'altra parte, scusa, eh. Alta salute, sì, sì, sì. Vai, si stragode. Andiamo un attimo dall'altra parte. Allora aspetta, c'era la stanzetta con le scale. E chi se ne sarebbe mai accorto? Cosa? Il colpevole era l'assassino. Ah sì, questo qua, ok. Io ho già capito chi è il colpevole. Signora Flanchards. Il colpevole è l'assassino. Ma questa è una porta bloccata. Questo è uno stronzo che mi sta per sporcare le mutande, invece. Oh, il mio... Ah, no, non è pronto. A dirti di no. A dirti di no. Oh, oh, oh. Ok, ricordiamoci che devo tornare là indietro, perché se non me lo ricordo io spacco tutto, raga, ve lo dico. Faccio un macello infinito. Cioè, io finisco in galera. Allora, qua esce fuori qualcosa, che speriamo non abbia gli occhi, in modo che ci vado già così. Munizioni per dormire. La butto là. La tessera ce l'ha in mano lui. Sveglierà scriptato. Ok. Dovrei tornare all'ascensore. Jacob. Ho trovato qualcosa. Cosa? Vieni qui. Devi vederlo. Un paio di scarpe trasparenti. E le Soles. Forse era meglio che non le trovava. Le trovava e basta, ciao. And stay down. Ok, si sarà aperta quella porta di prima? Speriamo non mi ha sentito. Ha simiato però, forse mi ha sentito, sai? Eh no, però, è il nulla. Ma te che sei fatto?
Urcuciuteo. Ma sta poisonissimo lui. Che li ammazzi tutti stealth e non comprendi quanto sono forti. Il momento in cui decidi di meno un attimo. No dai, ma quanti cazzo sieta. Cioè, por favor, dai. Magari non mi hanno visto. No, no, non andarla. Vieni qua. Fallito del cazzo. Maritozzo alla merda. Vieni qua. Pezzo di fogna pignallo scroto. Vieni qua, sciocco. Che pensavi che non ti avrei dato due pugnalate nel buco del culo? No, meglio tornare con questo. C'ho più proiettili. Venga qua, signor Maggi. Sono tartufi questi? Eh, signor Maggi? Sono tartufi questi? Così me lo immagino lui se lo beccava. Cazzo è? Un tronco questo, non un fungo, un tronco. Allora io voglio andare lì. E nessuno potrà fermarmi. Sono un pazzo omicida adesso. Sta porta è chiusa, io non capisco perché è chiusa. Andiamo a vedere cosa vuole Dani. Che poi Dani che è? Daniela Nakamura? Non è un nome molto da Nakamura, Daniela. Lasciato io che era un topo. Munizioni per dormire. Questo è per te, brutto pezzo di merda di Maggi di Montecchio. Guarda che bella figura di merda, guarda. Son tartufi Maggi. Signor Maggi, son tartufi? Penso di no. Questo è un tartufo Maggi. Guarda che bel tartufo. Maggi, te lo vuoi mettere nel culo? Maggi, Maggi, Giovanni, te li devi mettere nel culo. Nel culo. Maggi di Montecchio, questi tartufi te li devi infilare nel te culo. Te li devi infilare nel culo. E con la troia della tua figlia di merda. Bellissimo quel video, cazzo. Continua a vedere. Sci tua. È bello pure quello viscuoio, dio merda. Quello è un bellissimo video, cazzo. Io a Napoli non ci sono mai stato, dio cane. Tanto meno in moto. Ah, ma qua tocca a paventare un pochino di paura. Minchia, brother, ma però tre da solo senza far 6 stealth sono tosti, oh. Cioè, io penso tipo che a livello massimo di difficoltà o te lo fai stealth sto gioco, non gliela fai. Signor Maggi. Munizioni. Maggi Giovanni, guarda che merda di tartufo, dio bestia. Guarda che nervoso che c'ho. C'ho un nervordio porco, vengo te ti ciacherei la testa. Maggi, signor Maggi, son tartufi questi. Bravo, guarda, questo è l'ideo, questo è il top. Questo è il top, non lo so neanche se è un tronco, non lo so che cazzo di porco dio da dove l'hai tirato fuori questo qui. Sei un Saba Ping, pezzo di merda. Ma no, il Saba Ping a tradimento, non me l'aspettavo. Ma tanto vengo lì, vengo giù. Quando passo ti sciacco la testa. Te con la troia della tua puttana della figlia di merda. Signor Maggi, tanto non ti... Che dicevo, non ti puoi nascondere. Dani, sto raggiungendo il faro. Ormai è diventato storia il Saba Ping. Dani, dov'è finita? Dov'è finita, Dani? Trova Dani sui tetti senza scarpe. Ok, missione compiuta già. La mia mente lo è. C'è un po' di Lores, dimmi. Non potevo lasciare che si diffondesse. Tanto erano tutti carne da macello. Ma quello che abbiamo, che ho trovato, può essere la chiave di tutto. Devo contattare la cerchia. Devo contattare la cerchia. Questo è un nuovo giocatore in campo, ragazzi. La cerchia, che so, tipo gli illuminati.
Saba Ping. Oh, io adesso le figure di merda non le faccio più. Fammi subito il bonifico coccone, perché io ti vengo a prendere e ti stacco la testa. Guache tartufi, secchi come guarda, asterisco tocca asterisco. Guache tartufi, asterisco tocca asterisco. Che profumo, bravo Magi, bravo signor Magi. Guarda, asterisco tocca asterisco. Guarda che bei tartufi. Vuoi prendere per il culo a me? Mica sono il cancro. Non sai che non so sicuro che dicesse mica sono il cancro il signor Magi? Ma lo dico per ricordo vago della cosa. Sono abbastanza sicuro che il signor Magi sia una persona diversa dal cancro. Plot twist. Il signor Magi è il cancro. Asterisco tocca asterisco. Munizioni, munizioni. Oh, stavo già per di una curetta, non sarebbe malis. Che se mi ha dato un pizzone per coso. Che mi ha devastato. Wow, wow. Ah, downtown, midtown, hightown. Vabbè, ci sta. Una colonia super futuristica comunque. Questo mi sa che ha gli occhi. Ma devi attaccare, sì, perché non capisco se mi attacchi due volte o no. Codò, devastato. Sarà la versione sciocca di quello normale. High town. I'm gonna be at your pussy step door. Magari non mi ha visto. Ecco due, ma stavo per premere il tasto. Vaffanculo. Ma stai poi suonato. No, no. Porco due. Quello che ho dovuto fionnare tutto quanto perché c'avevo una paura folle che mi distruggesse con un colpo e non volevo rifarmi sta strada. Burgo Chaudet. Cosa che stare attenti, eh? Ci sei? Perché non risponde? Sta pensando al pisello. Tanto il faro sta là, quindi penso che se vado di qua è secondario. Andiamo di qua. Marion, soluzioni per dormire. Soluzioni per dormire. Ah, fusibile cancello. Sono abbastanza sicuro che mi sia apparso dietro. Perché non ho... non ho neanche avuto il tempo di reagire. Tutti e tre l'ho preso. Oh. Corri, corri, corri. Porca puttana, ho sentito proprio stunk. 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 E sono grebato. M'hanno grebato. Possibile cancello, non ti sbagliare. Che cade a pezzi, quindi non te rendi conto. Ma quello.
Ah, una porta chiusa, ok. No, no, è un Reforger. Ma così in culonia? Ne valeva la pena morire per questa bella chest piena di succulente piante dei fit. Dette anche Soles. In realtà non è valsa mai la pena, perché 5 piotte praticamente. Non ho più cure neanche, vedete. Proprio sul fusibilino. Quindi forse è utile. Questo... godo. Vabbè, affanco. Due. No, no, no. Oh, mamma mia, ho rischiato la life. Se stavo a trasformare, eh. Oh. Così, ma la fornisci? Ecco. Che figlio di puttana. Ultra istinto, sì. C'ho avuto l'ultra istinto solo per la Soles finale, comunque. Ma io venivo da qua, giusto? Sì, ok. Devo andare al rooftop. Che nel bathroom c'era il Fuzzy Billis. Quanta gente che è missing qua, eh? Addirittura questa manca... sta tizia qui manca due volte. Cioè è così sparita che è sparita due volte. Pronti qua dopo là. Che ne vogliamo sapere noi comuni mortali, scusa, eh? Il problema è che se io questo lo uso e mi esplode vicino, tiro. Forse è meglio farsi i cazzi miei. L'Ultra Solis. È il potere finale mio. Quindi adesso... porco due... Oh. 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 Ma io così stiro. C'avevo troppa poca vita per resistere a questa cazzo di aggressione. Non potevo sopravvivere a tutto ciò. E restiamo qua. Perché quelli che sparano, sparano pure mentre temeni, capito? È una scammata. Niente. Bene, vabbè, te meno, cioè che tu fa? Eh sì. Sei morto da coglioni, fattelo dire. Fusibile ho preso. Ah, aspetta, però qua c'è stava il cazzo. Ma mi sono ricordato, se no perdevo assolutamente questa occasione di cazzi. Sì, 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 sì. No, 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 non ti sbagliare, perché lo sai anche tu che volersi bene il top, che volersi bene il top. Ma volersi male, no. Tu muori, mi hai rotto il cazzo. C'era un terzo comunque. Questa è una pistola tattica, scopa, eh. Vero che non stanno in frenzy che ti vengono un face. Stirano e basta. Scusa, non posso curarmi veramente? Ah, ecco. E droppa c'è sta salute, va. De Cristo. Certo, mo questi come cazzi si sfondano, però ok. Lo dico io, se fa così.
Guardalo, erano due! Ho sbagliato il tasto, tra l'altro. Perché non ha ricaricato? Falla finita. Sta cosa, cioè, ho tipo premuto il tasto letteralmente all'ultimo secondo possibile. Porco Giuda, ho fatto il panic. Qua ultra stintato, devo essere. Qua l'ho fatto. Questa è innegabile. Sono leggermente insanguinato, però. Ultra Gillis. No, non la scala, Dio schifoso. Non girarti dalla scala, pezzo di inutile. Ok. Ma curavo, Levis. Meno male che non l'ho usata. Porco due, stavo per dire, vabbè, la uso così poi neanche la devo vendere. Schema fucile d'assalto, ce l'ho tutte, cazzo, ce l'ho tutte. Millis. Raffiche di tre colpi, assegnato esclusivamente alle squadre 9, alla squadra 9 d'elite di Black Iron, basato sulla piattaforma delle armi modularis. Allora, vendiamo lui, poi vendiamo lei. Questo è un colpo solo Stichenzi. La stampante era Millis. 3200, ok, posso crearlo in realtà. 1000 e rimango a 2200, 500, 1700, 1500, sto pure al terzo cosis. 9000 per due cosi di merda? Guarda, solo per crearla, perché sicuro mi darà un achievement, però vattene a fanculo. Ma che figata vederla stampare, però, oddio, schifesillas. Controllo qualitativo, ok. Non mi dà nessun achievement, scammatissimo. Però potrei 1800 per potenziare il fucile a schioppo al massimo, la pistola a schioppo al massimo. Questo posso sempre farlo dopo, onestamente. 1800. Sì, mi vendo la cura e basta. Vai, al massimo della potenza. Ispezionare la stampa prima dell'uso. O dovrei fare più danni, non dovrebbe essere una cosa alternativa, sì, giusto? Sì, mi ringrazia per la produttività. Qui ci prendi certi achievement per le stronzate, e poi per le cose serie no. Tipo, sblocca tutte le armi, no. Per quello non lo prendi. Ok, dov'era? Qua. Almeno questo. Stampa. Bello. C'è un qualcosa che mi soddisfa nel vedere un'arma e il caricatore rotondo sotto. Infatti vedi, pure lui fa. Sì. Me gustes. Ok, quanto mi manca? 9000 più 1500, 10500. Poi famo 9000 meno 900, 8100. Quindi famo 20000 pannacce rotondi. Più altri 9000, 30000. Più 32400, 30... 5k più o meno, 35-36k. Forse 38 addirittura. Ci sta, dai. Fuoco alternativo. Le armi potenziate con la modalità di fuoco alternativo garantiscono una potenza di fuoco maggiore, ma usano più munizioni. Ah, ok. Prima tieni premuto il grilletto sinistro per sparare e premi il pulsante dorsale destro per utilizzare il più potente modalità di fuoco alternativo.
Che tra l'altro neanche ricordo, quindi non so sinceramente quale sia. Dovrebbe sparare roba esplosiva? Credo. Onestamente non ricordo. E l'ho letto 2 secondi fa, eh. No, mi pare che ci facevano solo più danni. Ah, il tizio quello trasparello. Mi sto avvicinando. Non so perché sta frase tradotta in italiano non c'ha senso, ma in inglese sì. Dice letteralmente mi sto avvicinando, ma in inglese c'ha più senso. Mi aiuti, la scongiuro! Signore, la prego di calmarsi. È nella mia testa! Deve calmarsi e rispondere alla mia domanda. Quando è stato esposto? La prego, fa male! Quindi è comunque tipo un virus che trasforma la gente, non è una roba tipo i necromorfi che erano contaminati nel momento in cui le onde cerebrali venivano colpite. Oltre a se morivano scoppiati da questi. Dani. Forse non doveva connettersi a sto tizio. Ma di che cazzo parli? Fermi, no, ferma. Mi sa che si è connesso Flodkov. Mi sa che si è connesso. Si è connessa a un tizio che non doveva connettersi. E ci è finita rincoglionita. Scoppiato. Ok. Ok. Ehi. Hey. Scusa. Sto bene. Sei sicura? Non sembri stare bene. Ero nella sua testa. Ho rivissuto i suoi ricordi. C'è stata un'epidemia. 75 anni fa. Proprio come sta capitando alla prigione. Hanno ucciso tutti per contenerla. Tutti quanti. Non è una coincidenza. C'è uno schema. Kate, Black Iron, Europa. Ah, il due testis. Occhio. Comunque si sono accappottati perché lei stava ancora con la testa nei ricordi di lui e l'ha aggredito perché non capiva che cazzo stava succedendo. Si è ribaltato tutto e ovviamente ha fatto i danni. Bella cogliona. Ma sono più di uno? No, ok, ho flashato. Ah, vedi? Due, 6 proiettili per sta stronzata. Ricariche. Dai, ma sì, ma più di uno siete infami, oh. Ma che sei scemo? Fammi però del nasino. Ci di sparare la death. Ma non lo so, lo sai, perché in realtà se gli fai danno va bene lo stesso. Ma c'ho davvero solo un proiettile. Ma che cazzo fa? Vabbè, le sparare a fighe di tre sto coglione. Porco
due. Avete fatto apposta per non fate. Ah, ma già si è. Già si è tolta la prima metà? Forse questo è meno forte di quello di prima? Scusate ragazzi, volevo solo giocare con lui. Adesso entro in modalità per vincere. Questo mi ha preso. Pensavo a scambio di colpi, ma ovviamente si fa, a volte si può fare, a volte non si può fare. Ho sbagliato tasto tantissimo. L'ho premuto proprio un altro, cioè non è che l'ho sbagliato. Potrei avere la possibilità di cambiare arma, Dio schifoso. Non l'ha preso. Ma che cazzo vuoi? Qua, questa non me la meritavo. Sciocco me, il pollo. Levate shock. What? Volevo questo fin dall'inizio. Ma ricarica, ma che cazzo fai che ti guardi Soles? Ma dannatos. No, vedi, questo non è forte come quello di prima. Ho sbagliato. Questo dovrebbe essere 2-3 colpi stira. Perché se dopo 2 colpi se... Ho finite munizioni, ecco perché non sparava. Puttana Eva. Ma che cazzo vuoi fare? Fallito. Ma cosa cazzo vuoi fare? Poi mi hai preso perché sono fallito io. Però droppano stampanti. Quindi è godurioso. Sì, sto bene. Dani, stai bene? Ma sì, dai. Ma dato una tramba. La tramba che mi ha scoppiata la capuzia, però sto bene. Qua c'era l'ascensore dove eravamo, il faro, il micropenis, il microfaro. No, sì, questo non me lo meritavo, il pacco batteria. Ah, ma io potevo girarmi tutta sta zona e lanciare questi là. Ah, damn. Io la devo smettere di fare questa cosa. Perché se gli spari non esplodono, sono un coglione pelato. Ah, ma forse tornavano in vita questi. E non tutti anche. Ah, questo ormai è esploso. Ma perché alcuni esplodono? Scusate ragazzi, sono un ciampo, non vedo bene. Ah, era una roba la Resident Evil, cioè potevo gestirmela molto più tranquillamente. Cioè, guarda quanta roba sta a droppè. Posso pure ricaricare lo schiopponzi. No, questo non c'entra. Era lui? Questo è lo schioppis. Pistola tattical. Comunque volevo vedere gli oggetti che c'erano in giro, ma mi sono davvero perso Dani. Quindi forse sta qui? Sa che posso confermare che non è qui. Dov'è? Ah, qua. Come cazzo ho fatto a non vederla più? No, scus. Vieni,
conosco... Lui conosceva una via per la superficie. Ehi, tutto ok? Non sapevo se potessero trasferire i ricordi. Gli impianti sono collegati al cervello. È come copiare. Gli UJC impiantava ai minatori la prima versione di quello che oggi è il Core. Cosa si prova? Com'è? Strano. Come essere due persone insieme. Sono riuscita veramente a comprendere. Erano... delle cose. Sono i minatori dell'epoca. Quelli sfuggiti al massacro. Vabbè, questo l'avevo capito anch'io, senza bisogno di collegarmi a un altro cervello, però ok, Dani. Sei fortissima a livello cerebrale, non... non ti arrendere mai. Se mai qualcuno ti dicesse che sei una cogliona, sei un po' sciocca. E anche un po' di 104 te la meriteresti, tu dici no. Perché io l'ho capito collegandomi prima al cervello. Sono... una maialona. Sì, ma quando si rompe il pavimento ci risepariamo. Ma no. Ma non, ma non. Mi sa adesso. Tutto a posto? Sì. Il passaggio è crollato. Per salire in superficie dobbiamo attraversare la colonia. Non fermarti, ci vediamo là. Ma a me una volta dici tipo più una corda, aspetta che ti faccio risalire. No, ma se vediamo là, il passaggio magari lo ritrovi. Riunisciti con Dani. E riuniamoci con Dani, cazzo devo dire. Anzi, no. La chiudo qui perché onestamente devo fare una marea di cacca. Ci vediamo domani. Sì, dai, ci vediamo domani. Non esco domani e vengo live perché voglio vedere che succede. Sono molto curioso e mi sta molto piacendo. Ci vediamo domani. Vado a farne almeno